A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto a Laura Magni. Ciao Laura. Ciao Paolo. Raccontiamo di storia swing intorno a Fernandez. O Fernandez, com'è il, dove cade l'accento esatto? Io ho sempre detto Fernandez perché è una pronuncia istintiva popolare che non ha niente a che vedere con lo spagnolo. Ok, allora condividiamo Fernandez. Già il titolo mi piace molto perché è una storia, la storia swing non l'avevo ancora considerata sino ad ora. Mi fa piacere. Come nasce una storia swing? La storia swing nasce da sola come tutte le mie storie, poi si chiama swing da sola, nel senso che nel corso della scrittura mi sono accorta di seguire istintivamente sia un movimento che uno stile di scrittura che nella mia testa associo alla parola swing, che è fatto di improvvisazioni, improvvise deviazioni, ritorni alla cosa principale, rallentamenti, accelerazioni, come una musica swing. Beh, in effetti è davvero piuttosto articolato, se così lo vogliamo definire, sia per le situazioni che per le località. Innanzitutto lo identifichiamo nella prima metà del secolo scorso, no? Direi dalla metà degli anni 30 all'inizio dei 50, però il flashback che ricostruisce la storia di quattro personaggi risale dall'inizio del Novecento agli anni 30, diciamo. Anche le località sono assolutamente degne di nota, no? Perché vabbè, partiamo dalla Costa Azzurra, quindi cioè, già ci fa star bene solo il pensiero. Esatto. E poi Antigua, insomma, c'è tutto, perché questi flashback ricordano l'unico personaggio reale, dico bene? L'unico personaggio reale è Nikos Kazantzakis, che è questo intellettuale, grande scrittore cretese, che ha scelto Antibes come sua dimora definitiva, poi non lo è stato perché le cose sono andate diversamente, non c'è tornato per la terza volta, ma amava tantissimo Antibes, che diceva gli ricordava Creta per la luce, per l'aria, per lo spirito mediterraneo. Non è la classica lettura da poltrona, c'è proprio anche... fai conto che ogni libro di Morellini, quindi anche il mio, ha un extended book a cui ti puoi collegare inquadrando un QR che c'è sulla retro di copertina, e ci sono, io ho messo mi pare 11 piccoli file che vanno dalla storia alla geografia, tutti approfondimenti, e c'è anche una playlist che ti consiglio di ascoltare perché ti parlerà dello swing molto meglio di me. Ha voglia, questo è garantito. Di Enzo Gentile, che è stato a lungo un critico musicale per Repubblica e che ha girato un videino per spiegare questa cosa ai lettori. Allora noi non possiamo far altro che farti un grande in bocca al lupo per le prossime avventure di viaggio e anche di scrittura, e ci sentiamo alla prossima. Ciao Paolo. Posso sapere che c'hai in quella testa vuota te? Che fa? Sta zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano a sti incapace di tua madre? Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera. Se posso sapere perché questo è il primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa. Perché me la leva dalle mano? Lui è poi meno sempre. Se no si abitua. Una. Ma forte! Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti! Più di noi, mi sa! Tutti dovete schiattare! Perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi! A miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che mi hanno imparato a scuola? Abbiamo fatto i felici, le palle. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quelli c'è finicotteri. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi te, che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i soldi tua. C'è sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. È proprio a lei che penso. Si muove la città. Ma dove sei? Ma che stai a fare? Le piazze, i giardini e la gente nei... Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire, come hai capito io? Perché mi perdo. Te però sei in tempo. Ma da Serna? Pure te, no. È la notte dei miracoli. Fai attenzione. Fermo. Fermo. Amici di Videotop, oggi parliamo di 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Contravvenzioni. Provincia di Pavia, provincia di Pavia, provincia di Pavia, provincia di Novara, provincia di Varese, provincia di Milano. Meno 3 punti patente, meno 6 punti patente, meno 3 punti patente, meno 2 punti patente. 183 euro. 194 euro, 192,60 euro, 61 euro, 192 euro, 175,69 euro, per un totale di 998,79 euro e meno 12 punti patente. Eh sì, cari motociclisti e automobilisti, purtroppo circolare sulle strade italiane comporta anche dei rischi. Fate attenzione agli autovelox, che ultimamente pullulano come funghi sulle strade delle nostre città. Tutto questo per dirvi che non sono un automobilista indisciplinato. Assolutamente no. Mi è solo capitato di passare il limite di 20 km orari, 17 km orari, 15 km orari, 9 km orari e ben 2 km orari. Diciamo che è anche difficile in un centro abitato mantenere i limiti di velocità. Ed è qui che i comuni fanno cassa, appunto sulle nostre disattenzioni. Ma vediamo ora gli aspetti importanti di una classica contravvenzione. Abbiamo dai 5 ai 60 giorni di tempo per pagarla, nell'arco dei 5 giorni la sanzione viene decurtata del 30% e nell'arco dei 60 giorni la pagheremo a prezzo pieno. Se ci fosse qualcosa che non vi quadra, aspettate a pagare, perché dal momento stesso che pagate la contravvenzione perdete ogni diritto di rivalsa. Una volta arrivata la contravvenzione, verificate sempre l'infrazione attraverso il sito internet del comune, dove potete verificare la foto della vostra contravvenzione, e in questo caso, solo in questo caso, se poi ci fossero delle contestazioni, potrete rivolgervi al giudice di pace o alla prefettura. Ma attenzione anche qui, perché se poi il giudice di pace o la prefettura dichiarano inadatto il vostro ricorso, pagherete esattamente il doppio della contravvenzione. Verificate sempre inoltre che sulla contravvenzione sia indicato il numero dell'autovelox e soprattutto che l'autovelox sia autorizzato dalla prefettura per quel tratto di strada.
Se la sanzione dovesse prevedere la decurtazione di punti patente, troverete all'interno un modulo da compilare in tutte le sue parti, indicando soprattutto il numero della vostra patente, che andrà poi rispedito di seguito al mittente, cioè al comando dei vigili che hanno emesso la sanzione tramite PEC. Attenzione, qui c'è la scappatoia: se omettete di farlo, cioè se omettete di compilare il modulo e di reinviarlo, vi arriverà un'ulteriore sanzione pari a circa 300 euro, ma non vi saranno decurtati i punti patente. I punti patente inizialmente sono 20, che poi possono arrivare fino a un massimo di 30 negli ultimi 5 anni se non commettete infrazioni. Le infrazioni costano da 1 a 10 punti patente per i patentati esperti e invece raddoppiano per i neopatentati. Quindi attenzione, se andate a zero con i punti dovrete ripetere sia l'esame di teoria sia l'esame di guida. Nell'arco di 30 giorni vi sarà riconsegnata la vostra patente. Per chi invece avesse pochi punti, il consiglio è quello di rivolgersi a un'autoscuola autorizzata nelle vicinanze e pagando circa 180-200 euro potete riacquistare circa 6 punti, facendo comunque delle ore di corso. Quindi, carissimi videotoppisti, automobilisti, motociclisti e monopattisti, perché tra un po' anche i monopattini saranno targati, occhio alle contravvenzioni, ma soprattutto occhio agli autovelox. Ciao! Fabrizio Morea, guardate quale esclusive noi riusciamo ad avere. Per la prima volta le telecamere di Videotop hanno l'onore di intervistare il presidente dell'Accademia delle Arti del Muro Dipinto. Qui siamo alla Piccola, ormai posto straconosciuto, per ancora una volta aggiungere un nuovo step al percorso, no? Sì, questa è l'ultima delle prossime. Bella come definizione. Sicuramente oggi abbiamo fatto un'anteprima di quello che sarà il prossimo anno, quando celebreremo, non dico la vecchiaia perché non la sentiamo, ma celebreremo i 25 anni, il giubileo, le magnificenze dei colori che hanno non imbrattato ma reso ancora più gradevoli le facciate delle case, con 80 murales. Oggi siamo arrivati a 80 e non più tanta, per andare poi a festeggiare altre cose in altri comuni del Piemonte: Novara, Vercelli, Biella, forse Alessandria, ma sicuramente nella città metropolitana di Torino, che oggi ha patrocinato con altre province questo nostro evento. A proposito di Torino, dove dal punto di vista cinematografico nasce l'arte in Italia, l'arte del cinema, e guarda caso
il tema che caratterizza i muri dipinti, questi 80 murales, è proprio il cinema sul territorio della televisione e nel grande schermo. Piccolo e grande schermo rivivono in questi 80 murales un percorso nell'intera frazione Legro di Orta. Per far rivivere, qualcuno ha parlato di nostalgia. In certi versi è vero, c'è anche nostalgia del cinema degli anni in cui io non ero nato. 1913, ad esempio, il primo film muto girato proprio a Orta, Villa Crespi. E c'è la nostalgia perché il cinema di una volta ci ha consegnato, ci ha regalato delle chicche che sono ormai diventate in alcuni casi introvabili, ma in altri casi esempio per chi si appresta a fare il nuovo cinema. Oggi è stato evidenziato da più parti quello che è l'importanza di trovare lo spunto per valorizzare ulteriormente i territori, che sicuramente hanno delle peculiarità meravigliose dal punto di vista paesaggistico e quant'altro, però con l'aggiunta di questo elemento che dà un ulteriore slancio, c'è la possibilità di trovare maggiori avventure e quindi aumentare quello che è il turismo. Come sei bravo tu. Ha detto le cose giuste, in realtà noi cerchiamo sempre di andare a colpire in senso buono laddove c'è bisogno di portare una ventata di novità. E lo faremo presto a Briona, nel Novarese, lo faremo a Gattinara, lo faremo a Mezzana Mortigliengo, quindi dal Vercellese al Biellese, lo faremo a Maranno Ticino, come sul provincia del Vicio, a Brolo di Nonnio e in altri comuni dove si vuole creare una rete, in questo caso la rete dei gatti. Chissà perché i gatti che arrampicano sui vetri noi li mettiamo sui muri. È una variante, perché no? Basta questi gatti sui vetri, anche sui muri hanno il loro perché. Sì. Chicca finale di tutta questa giornata è questo meraviglioso automezzo che, pensate, ha un valore non solo storico dal punto di vista dell'età dell'automezzo stesso, ma proprio un valore importante perché questo automezzo ha trasportato le mondine nella fase di lavorazione delle riprese del film Riso Amaro. 1949, Giuseppe De Santis. Questo mezzo è stato sapientemente e intelligentemente restaurato dalla Fondazione Marazzato di Stroppiana, che ha una collezione sterminata di mezzi che vanno visitati, vanno visti, ed è proprio un pezzo di storia del cinema italiano che la Fondazione ci ha offerto per questa giornata, che ha visto anche celebrare il Parco Nazionale della Val Grande. Quindi parliamo di storia, parliamo di ambiente, parliamo di cinema, parliamo di tante cose. Dove vogliamo ancora arrivare? Da nessuna parte, ecco. O meglio, tante altre sorprese che vi racconteremo, perché noi venire qui e soprattutto testimoniare, certo, le iniziative di Fabrizio Morea ci piace davvero un sacco. Soprattutto, se volete, io vi posso regalarvi un sacco di riso, lo portate a casa. Un sacco di idee, un sacco di iniziative, un sacco di belle cose. Andiamo, un sacco bello. Non dire sacco, se attenzione, il sacco sei. Il sacco, ecco.
Non fargli fare tardi a scuola. Noi andiamo! Che fai? Rispondi. Cosa? Non è il mio. Pronto? Matt Turner, ascoltami attentamente. C'è una bomba sotto il tuo sedile. Che succede? Tranquilla, tesoro. Se ti alzi dal sedile, la bomba esploderà. Dovrai fare esattamente quello che ti dirò. Cosa vuoi? I soldi dei tuoi investitori, 208 milioni di euro. Tutto questo per i soldi? Rispondi. Matt ha chiamato un tale! Ha detto che moriremo per colpa tua! Non voglio morire, Matt! No, non succederà! Devi fermarti! C'è una bomba nell'auto! Qualunque cosa vuoi, lascia andare i miei figli! Mia figlia è ferita! Ora facciamo un gioco. Signor Turner, sono dell'Europol. Sono innocente, mi creda. Deve fidarsi di me. Il mio lavoro è non far morire le persone. Mi ha incastrato e voi avete abboccato. Torna a casa, ti prego. Papà, che stai facendo? Riuscirò a trovarlo. Mi tirerò fuori da qui. Non hai considerato una cosa? Che può fare un uomo quando non ha niente da perdere? Ti sto osservando. Quanto fa male scegliere, abituati a scendere più giù, non è facile credere. Quando ti sembra tutto un déjà vu, è tempo di splendere. Il sogno più vicino alla realtà, tu mi facevi perdere. Ti voglio ma ti vorrei fuori. A Video Top con grande piacere diamo il benvenuto ad Alison. Ciao. Ciao a tutti. Siamo pronti per raccontare com'è la tensione, perché quando uno esordisce, insomma, c'è sempre un po' di media. Eppure dovresti essere navigata, hai un'età che si vede, insomma, ormai un'esperienza di... Dico questo perché sei non giovanissima, di più, hai praticamente 15 anni? Sì, sì. Però della serie si parte presto. Com'è nata questa passione per la musica? Allora, io sin da piccola amavo il canto, amavo la musica in generale, e quindi per me cantare era già tutto sin da piccolissima. Col passare del tempo mi sono iscritta ad una scuola di canto quando avevo 7 anni, e da lì ho iniziato a fare dei concorsi nazionali, internazionali, per formarmi sempre di più e per arricchire il mio bagaglio artistico, ecco. Col passare del tempo, quindi, andando avanti, capivo che non era soltanto la mia passione, ma io di questa passione ne volevo fare un qualcosa di più, quindi un lavoro, sempre se si può fare, se ce la facciamo. Però l'idea è chiara, è già un bel obiettivo preciso, da sin da piccola. Sì, quindi io già avevo iniziato ad amare la musica, anche perché io non sono una ragazza che so esprimere tantissimo a parole i sentimenti, ma grazie al canto io, attraverso le canzoni, riesco ad esprimere ciò che voglio far capire alle persone. Quindi diciamo che mi ha aiutato tantissimo, ed è come la mia medicina. Quando non sto bene io canto e mi riprendo. Dicevi fidati di me. Metti il veleno nel bicchiere, non pensiamoci più. Ma
sento una leggerissima inflessione che arriva da una zona specifica dell'Italia, mi sbaglio, o dalla Calabria? Dalla Calabria, sì. Quindi siamo in collegamento con questa meravigliosa terra e da qui parte la tua, speriamo, gloriosa carriera con questo singolo intitolato Savana. Quindi si parte subito partendo da lontano? sei andato fino in Africa, sì, ma in realtà no. Si parla d'amore, o sbaglio? Sì, allora il mio brano parla di una relazione ormai finita che ha lasciato nella ragazza dei sentimenti contrastanti verso una storia d'amore che appunto ormai è finita. Quindi cioè, la ragazza ha una delusione interiore, una tristezza dove non riesce a trovare più una via d'uscita, ma io vorrei solo far capire alle mie coetanee, che stanno anche loro attraversando questa fascia adolescenziale come me, che di non soffermarsi mai al loro primo amore, perché la vita va avanti, è una, va vissuta. E quindi di non piangere su se stesse una volta che questo loro primo amore si è interrotto, anche se, come cita la mia canzone, ci sono scritte le foto nella galleria, anche se noi poi andiamo a vedere quei ricordi, ecco, che ci fanno del male a guardarli, perché ci riportano a quella storia che ormai è finita e che sappiamo di non poter rivivere più, o almeno momentaneamente non la viviamo, e quindi secondo me danno delusione e tristezza. Dicevi fidati di me. A proposito di adolescenti, ma in classe cosa ti dicono? Allora, in classe... Comincio a firmare autografi, ti fanno le foto. Grande. Sì, sì. In classe, cioè, tutto questo, sono stati soddisfatti di me sin dall'inizio. E questa è la cosa che davvero mi ha dato anche... un grande sollievo, anche se pensavo a volte di non farcela, loro mi hanno sempre aiutata e mi hanno fatto sempre sentire non unica, in che senso, ma che io ce la potessi fare, ecco. Grazie Alison, in bocca al lupo per grazie tutto. Grazie a te. Ciao.